Buona domenica e benvenuto al consueto appuntamento con il riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 15 maggio. Maltempo resta allerta rossa per la Sicilia occidentale, scuola chiusa a Palermo, Trapani ed Agrigento. Sarà valida per l'intera giornata l'allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per i territori di Palermo, Trapani e Agrigento, dove da ore piove incessantemente. Allerta arancione nelle province del Messinese, Enna e Caltanissetta, gialla nella zona del Catanese, Ragusano e Siracusano. A scopo precauzionale, diverse amministrazioni hanno disposto la chiusura di ville, giardini comunali, scuole di ogni ordine e grado. Stando al bollettino meteo, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte. A Trapani, al fine di evitare allagamenti, una pompa idrovora con capacità di tirare 10.000 litri al minuto è stata installata presso l'impianto di sollevamento di Via Tunisi. Attivato nell'Agrigentino il numero telefonico per le emergenze 333 614 18 69, al quale potranno essere segnalate eventuali criticità, mentre la gestione della sala operativa sarà effettuata dal personale del gruppo di protezione civile e dai volontari di varie associazioni. State a casa ed evitate i sottopassaggi, raccomanda il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Vari voli in arrivo a Malta sono stati inoltre dirottati verso gli aeroporti siciliani ieri sera a causa delle cattive condizioni meteorologiche che hanno colpito l'aeroporto internazionale di Malta, rendendo pericoloso l'atterraggio. Anche i voli in partenza dall'isola sono stati gravemente colpiti e ritardati. Gli aerei sono stati dirottati a causa della scarsa visibilità causata dalla sabbia del deserto proveniente dalla regione del Sahara e dei forti venti. L'aeroporto internazionale di Malta ha confermato che tre voli sono stati finora dirottati su Catania e un altro su Palermo. Sit-in dei lavoratori si gesta Sicilbus ed Etna Trasporti davanti alla sede della direzione generale dell'azienda di trasporto privata in via Libertà a Palermo. Al centro della protesta i turni di lavoro degli autisti e i riposi settimanali. Neanche l'allerta meteo ha fermato la protesta a Palermo dei lavoratori delle autolinee private Segesta, Sicilbus e Etna Trasporti. I rappresentanti sindacali della UIL Trasporti, della FIT CISL e della FAISA CISAL hanno rappresentato le criticità degli autisti, gravati, secondo quanto affermato durante il sit-in, da turni di lavoro massacranti e da riposi non adeguati alle regole contrattuali attualmente in vigore. Un dialogo tra i sindacati e l'azienda, ormai interrotto da tempo. Già uno sciopero il mese scorso aveva evidenziato i malumori dei dipendenti. Riteniamo che questa azienda viene meno alle norme contrattuali, malgrado la regione corrisponde dei contributi a questa azienda, che è la Sicilbus e la Segesta, però non rispetta i contratti, non rispetta il secondo livello. Noi chiediamo a questa azienda di avere delle relazioni industriali perché fino ad oggi è stata sempre assente. Inoltre, voglio precisare che la Regione Sicilia deve vigilare in queste aziende che sono oltre 200, che operano in Sicilia e che parecchie di queste aziende non rispettano i contratti. Io ho detto sempre che bisogna consorziare le società di autolinee. Una per la Sicilia orientale e l'altra per la Sicilia occidentale, perché alle volte tante aziende non rispettano i contratti e vengono meno a quelli che sono anche gli orari di lavoro. E questo chiediamo, ecco questo sit-in, per far modo che l'azienda possa veramente urgentemente incontrare le organizzazioni sindacali a fare in modo di far rispettare i livelli occupazionali. C'è una vicenda di metodo. Aziende di trasporto pubblico extraurbano concessionarie di risorse regionali non possono non permettersi di non venire ai tavoli sindacali. Più di 12 ore di servizio e il mancato rispetto del riposo settimanale sono temi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e anche dell'utenza che meritano il confronto col sindacato. Se le aziende continueranno a non rispondere alle nostre richieste, chiederemo all'assessorato regionale alle infrastrutture e al relativo dipartimento di verificare se sono titolari ancora ad avere concessioni regionali.
rivendichiamo sicurezza, sicurezza quella che non c'è, è impossibile, è inammissibile fare dei turni di 15 ore, di 14 ore, i lavoratori della Segesta oramai vivono per lavorare, non lavorano più per vivere, non hanno più famiglia, non possono crescere i propri figli, in più hanno delle responsabilità enormi, non si può continuare a lavorare per 15 ore al giorno con 11 ore di lavoro effettivo, noi portiamo persone, utenza e dobbiamo garantire la sicurezza e l'incolumità di queste persone. Martedì 16 maggio il maltempo ha allentato la morsa su Palermo, si è passati dall'allerta rossa a quella arancione, restano chiuse le scuole in alcuni comuni del capoluogo e nel Trapanese. Tre corse della metro che dalla stazione centrale portano all'aeroporto Falcone Borsellino sono state soppresse questa mattina a causa di allagamenti. La situazione meteo è in via di miglioramento, ma a causa della pioggia incessante è stata una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, con decine di interventi eseguiti per allagamenti nel capoluogo in provincia tra Bagheria, Cefalù e Lascari. Dalle 20 di ieri sera a questa mattina sono stati effettuati 25 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense hanno interessato la zona est della provincia, i comuni maggiormente interessati, Lascari e Cefalù, dove si è intervenuti per allagamenti, alcuni dei quali in prossimità di abitazioni. Con l'ausilio del personale della protezione civile si è proceduto all'aspirazione dell'acqua. Sempre delicata oggi la situazione a Mondello con le strade allagate, anche se ovviamente non ai livelli di ieri e ai disagi per i residenti. Un grosso albero di pino è caduto in via Crispi davanti il comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per sgomberare la strada ed evitare ulteriori disagi in un tratto dove da settimane sono in corso i lavori di manutenzione del sottopasso che congestiona la circolazione. Nonostante la protezione civile abbia abbassato l'allerta da rossa ad arancione, nel palermitano alcuni sindaci, tra cui quelli di Villabate, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Capaci, Terrasini e Balestrati, hanno deciso di continuare a tenere chiuse per un secondo giorno le scuole. Prestiti con tassi usurai fino al 490%, scattano 9 arresti a Catania. Blitz all'alba, la polizia è stata impegnata in una vasta operazione coordinata dalla procura distrettuale etnea su un diffuso e sommerso sistema di prestiti a strozzo con elevati tassi usurari ai danni di persone in precarie, condizioni economiche. Stamani un'operazione contro un ampio e nascosto sistema di prestiti a usura che prendeva di mira persone in precarie condizioni economiche. 9 individui sono stati arrestati per questa operazione, denominata sottotraccia. A coordinare il tutto è la procura distrettuale etnea che si è concentrata su un diffuso e sommerso sistema di prestiti a strozzo. Le indagini, infatti, hanno rivelato che ai prestiti venivano applicati tassi di interesse astronomici che arrivavano fino al 490% annuo. I prestiti erano generalmente di piccoli importi, compresi tra 1.000 e 2.000 euro. Le vittime erano costrette a pagare le rate dei prestiti settimanalmente o mensilmente. Tuttavia, questo metodo di riscossione utilizzato era basato sulla paura e sull'intimidazione. Infatti, le vittime erano soggette a minacce e venivano spesso sorvegliate da vicino. Queste operazioni mirano a raccogliere ulteriori prove per sostenere l'indagine in corso. L'obiettivo è smantellare completamente questa rete criminale che si è sviluppata nell'ombra, sfruttando le difficoltà finanziarie delle persone per trarre profitto illegale. Mercoledì 17 maggio, cimitero del Rotoli a Palermo, iniziate le operazioni di smontaggio delle tendostrutture dove per oltre 2 anni sono state lasciate le bare in attesa di sepoltura. Una situazione che ha sconvolto tutta l'Italia e ha sfregiato la dignità di tutti i palermitani, ma che oggi si spera possa essere solo un brutto capitolo. Al cimitero dei Rotoli di Palermo, dismesse le tendostrutture dove per oltre 2 anni al loro interno sono state ammassate oltre 1.000 salme. Già da qualche settimana il cimitero è tornato alla normale attività di tumulazione, senza ulteriori attese in deposito per le nuove salme. I tendoni che ospitavano al cimitero dei Rotoli circa 1.000 salme erano il simbolo più doloroso dell'emergenza sepolture che ha investito
investito la città per anni, commenta il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Averli svuotati circa 40 giorni fa ed essere arrivati oggi a eliminare queste strutture dai viali del Camposanto rappresenta un passo avanti importante e significativo da parte di un'amministrazione che sta viaggiando spedita verso il superamento dell'emergenza, che oggi conta circa 300 bare in deposito rispetto alle 1400 che abbiamo trovato insepolte. Il lavoro per restituire dignità a questo luogo sacro dunque non si ferma oggi e continuerà per non ripetere gli errori commessi in passato e non ricadere in nuove emergenze. Non è la fine di un'emergenza, ma è la fine di una pagina vergognosa. Per anni questi depositi, questi tendoni hanno ospitato quasi 1000 salme. Oggi queste salme hanno trovato una degna sepoltura e quindi smontiamo questa vergogna che rappresentava una pagina dolorosa di questa città. Una pagina dolorosa, tra l'altro le bare ormai, insomma, da tumulare, da seppellire sono meno di 300. Sì, abbiamo meno di 300 salme da seppellire, abbiamo un cronoprogramma che ci vedrà fuori da questa fase emergenziale entro qualche settimana. Nei prossimi mesi e soprattutto nei prossimi anni, se avete lavorato così, possiamo assolutamente stare tranquilli che l'emergenza non tornerà. Ma contestualmente stiamo lavorando anche a degli interventi strutturali che facciano sì che Palermo non ripiombi in una emergenza cimiteriale come quella che abbiamo vissuto in questi anni e che speriamo di lasciarci alle spalle. Dopo il furto subito lo scorso novembre, grazie ad una raccolta fondi alla generosità e sostegno di tanti palermitani e all'8 per 1000 alla Chiesa Valdese, le officine Zen hanno ripreso a funzionare, gestite dall'associazione Andala. Non si ferma il progetto dell'associazione Andala allo Zen di Palermo, che nonostante il furto ha rilanciato con la forza della partecipazione la voglia di costruire insieme alla città occasioni e progetti di sviluppo per gli alunni della scuola Sciascia e per gli abitanti del quartiere. Laboratori di falegnameria, sartoria, fotografia, serigrafia e anche una biblioteca scolastica in corso di strutturazione diventano così un filo di collegamento tra l'intera zona e le officine Zen, ma anche un'occasione di riscatto sociale per gli abitanti del quartiere, per portare conoscenze e competenze all'esterno dello Zen. Il progetto Officine Zen ha cominciato la sua attività nel mese di marzo grazie al finanziamento dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, un progetto sostenuto da questo bando al quale l'associazione Andala ha partecipato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia. In questi primi mesi di laboratorio, che si concluderanno adesso alla fine di maggio, abbiamo svolto attività diverse che hanno coinvolto le prime, medie, le seconde e le terze, laboratori di sartoria, falegnameria, laboratorio di fotografia e video, e l'anno prossimo continueremo coinvolgendo nuove classi e attivando anche il nuovo laboratorio di serigrafia. È un progetto che cerca di proporre una didattica alternativa, di rivalutare gli spazi scolastici come spazi di apprendimento ma anche di socialità, di scoperta anche delle proprie potenzialità che vanno oltre il percorso curriculare. Abbiamo coinvolto nove classi della scuola media che hanno svolto i laboratori differenziati un po' per età. Nello specifico, per esempio, le classi della prima media hanno fatto un laboratorio di promozione della lettura, perché grazie alle officine Zen è stato possibile allestire proprio negli spazi delle officine una biblioteca scolastica. L'esperienza è stata molto veloce anche come organizzazione di approccio con loro con la fotografia, perché la fotografia è una tecnica anche abbastanza complessa, quindi è stato molto ludico insieme a loro con i loro telefonini, quindi un mezzo molto comune che hanno tutti ormai. Abbiamo fatto una sorta di caccia alle immagini negli spazi circostanti le officine e la scuola media, quindi si sono divertiti trovando anche la chiave per muoversi, la mobilità aiuta anche in questo essendo così giovani.
Ho cercato di stimolare in loro una sensibilità estetica in questo senso, più che ideologica, perché non avendo appunto gli strumenti e il tempo per fare dei corsi un po' più approfonditi, ci siamo dedicate alla composizione, ai colori, alle forme, e quindi ho fatto sì che loro potessero individuare attraverso lo screen del loro telefono i giochi di composizione della fotografia. L'hanno presa molto bene, devo dire che i risultati sono stati positivi. Giovedì 18 maggio, sequestro beni per 500.000 euro a Francesco Terranova e Vito Traina, accusati di fare parte della famiglia mafiosa di Villa Abate, rimasti coinvolti nell'operazione Luce. I carabinieri hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 500.000 euro a Francesco Terranova e Vito Traina, entrambi indagati nell'ambito dell'operazione Luce. Il primo è sottoposto a indagini per essere il reggente della famiglia mafiosa di Villa Abate per il reato di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e riciclaggio ed è attualmente detenuto. In passato era stato condannato definitivamente per il ruolo di vertice che aveva assunto nel contesto associativo villabatese ed aveva finito di scontare la pena nel 2021. Traina è indagato per essere ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Villa Abate per il reato di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e riciclaggio. Anche lui è attualmente in carcere. Il provvedimento di sequestro riguarda l'impresa individuale intestata a Traina, azienda per la quale gli inquirenti ritengono che sia partecipata occultamente da Terranova. La ditta operava nel settore del commercio delle pedane in legno, verosimilmente avvalendosi di una posizione di forza legata al ruolo mafioso assunto dagli indagati ed è considerata dall'autorità giudiziaria impresa mafiosa che operava sul mercato in regime di monopolio nel comprensorio villabatese. Sono state sequestrate pertanto somme di denaro in contante, nonché un conto corrente ad un'impresa individuale intestata a Traina, ma di fatto riconducibile a Terranova. Blitz antidroga della polizia a Palermo, 8 arresti a Brancaccio, al centro dell'inchiesta un trafficante algerino che sarebbe arrivato in città per occuparsi di 3 tonnellate di hashish. Sarebbe arrivato a Palermo per trattare un affare enorme, 3 tonnellate di hashish che nascoste in mare sarebbero state poi recuperate e immesse nel mercato. Ma gli agenti della squadra mobile di Palermo stavano già indagando sul trafficante algerino arrivato all'aeroporto di Palermo utilizzando una delle sue false identità e che doveva occuparsi dell'ingente traffico di droga. 8 le persone arrestate, 7 di loro in carcere, un altro ai domiciliari. Al centro dell'indagine avviata nel 2019 il traffico di stupefacenti nei quartieri palermitani, Sperone e Brancaccio, dove arrivavano ingenti quantità di stupefacenti. La base operativa dell'organizzazione era un parcheggio dove si pianificava l'attività legata soprattutto all'importazione di ingenti quantitativi di hashish. Nell'agosto 2020 era stata sequestrata una partita di 105 kg di hashish trasportata a Palermo da un corriere campano. La droga arrivava per lo più dal Marocco e dalla Spagna. Qualità alta e prezzi concorrenziali, gli elementi che hanno permesso alla banda di coprire una posizione di supremazia nel mercato illecito. Secondo le indagini, la fornitura di 3 tonnellate di hashish sarebbe infatti stata pagata con un acconto di 2 milioni di euro dagli acquirenti palermitani. A trattare l'operazione è stato l'algerino Youssef Luni, giunto in città per confrontarsi con i membri dell'organizzazione criminale. Un'operazione che però ha consentito agli investigatori di chiudere il cerchio e procedere così all'arresto degli indagati. Il trafficante algerino è stato rintracciato e arrestato in provincia di Caserta con la collaborazione della squadra mobile partenopea e trovato in possesso di una pistola semiautomatica probabilmente da poco rubata. Dalle indagini è emerso che il fornitore che manteneva un elevato tenore di vita viaggiava spesso tra Spagna, Napoli e la Sicilia. Al momento non è emerso il coinvolgimento diretto di Cosa Nostra nel business scoperto, anche se in passato uno degli arrestati era stato condannato per mafia. Venerdì 19 maggio. Dobbiamo occuparci degli aspetti sociali ed economici della nostra Sicilia. Riformare, semplificare, sburocratizzare sono parole chiave su cui si sta muovendo e si muoverà questo governo. Lo ha sottolineato il presidente della regione Renato Schifani a Palermo in occasione del convegno Costa Sud Turismo Ecosostenibile.
7 chilometri di coste e mare della città di Palermo, da Sant'Erasmo al confine con Ficarazzi, da riqualificare, da salvare e rendere economia dopo 50 anni di abbandono. Con questo nobile fine nasce il convegno Costa Sud, turismo ecosostenibile, presentato stamattina all'Hotel San Paolo Palace di Palermo. All'inizio del convegno ha dichiarato che la Costa Sud era una costa viva, dei ricordi meravigliosi della sua infanzia. Che cosa è accaduto in questi anni e qual è il ruolo delle istituzioni per riqualificare la Costa Sud? Oggi siamo alla vigilia di una possibilità epocale, far ritornare questa costa a quello che era negli anni 50. La vera balneazione di Palermo passava da questa realtà, grandi stabilimenti, grandi ristoranti. C'è un pezzo della mia gioventù di quando ero bambino. Credo che ci siano i presupposti, ci siano le risorse del PNRR, mi auguro che a breve ci siano i progetti da parte del Comune. La Regione è pronta a intervenire in termini di collaborazione, posto che già i finanziamenti ci sono, è pronta a mettere a disposizione il rapporto che hanno in Vitalia, un rapporto di grande eccellenza, finalizzata a velocizzare gli appalti. Restituire 7 chilometri di costa sud a Palermo, questo è l'obiettivo di questo convegno. Manca un po' restituire la storia di Palermo, che è intimamente legata al mare. Sì, una storia legata al mare. Noi stiamo lavorando in sinergia con l'amministrazione comunale per pianificare, per riqualificare quest'area e soprattutto verificando quali possono essere gli strumenti messi a nostra disposizione, e consideriamo la creazione dell'area ZES all'interno della Costa Sud un supporto, un'attività che renderebbe maggiormente attrattiva dal punto di vista commerciale degli investimenti quest'area. Pensiamo entro il 2026 di pianificare un lavoro e soprattutto ridare ai cittadini palermitani e la Costa Sud in condizioni migliori, riqualificandola, creando sviluppo e soprattutto dando la possibilità a tanti imprenditori di poter investire su un'area che risulta per noi oggi strategica. Stiamo lavorando ogni giorno per la riqualificazione della Costa Sud, è un progetto che riteniamo fondamentale non soltanto per la città di Palermo ma anche per lo sviluppo dell'intera Sicilia. Centinaia di migliaia sono i residenti all'interno di questi quartieri, ci sono potenzialità incredibili dalla zona industriale alla zona balneare, una dei quartieri ricchi di storia a livello turistico. Accoltellato un 14enne in via del Vespro a Palermo, l'autore del gravissimo gesto potrebbe essere stato un compagno di scuola di appena 11 anni. Il ferito è arrivato al pronto soccorso con un polmone bucato e diverse ferite da arma da taglio. Tutte da chiarire le cause che hanno portato nel pomeriggio di ieri all'accoltellamento di un ragazzo di 14 anni da parte di un compagno di scuola di 11 all'esterno dell'edificio scolastico Quasimodo di Via del Vespro a Palermo. Potrebbe aver usato il coltello per difendersi in seguito ad atti di bullismo. Questa tesi però resta tutta da verificare, come restano poco chiare le modalità e il luogo preciso origine del gravissimo episodio. Il ferito è stato accompagnato all'ospedale civico di Palermo, dove i medici hanno riscontrato una ferita al polmone e diverse altre ferite alle mani, alle braccia e al torace. Ricoverato in area critica, non è comunque in pericolo di vita. Sembra che i carabinieri abbiano già ascoltato alcuni testimoni che probabilmente potrebbero essere stati presenti al fatto e sono in attesa di sentire il 14enne vittima dell'accoltellamento non appena le sue condizioni mediche lo consentiranno. Ieri, sabato 20 maggio, realizzare percorsi di rigenerazione urbana per dare allo ZEN 2 non solo un aspetto nuovo rilanciandone l'immagine a livello estetico ma anche una svolta dal punto di vista culturale, economico e sociale. È ciò che si pone il percorso progettuale per far rinascere il quartiere portato avanti dal SICET Palermo Trapani. È un modo dove tutti insieme si prova a creare un'idea progettuale. Questo è il merito che ha avuto la nostra associazione, il nostro sindacato del SICET, degli inquilini e dei proprietari, che ha messo insieme una serie di persone che hanno l'interesse a sviluppare, diciamo, delle azioni propositive.
Per noi della CISA è importante non soltanto per la riqualificazione di quel territorio, ma perché si possono creare occasioni di lavoro in un territorio disastrato, in un territorio che necessita fortemente che ci siano degli interventi mirati. Quindi l'importante non è solo pensare a come realizzare questo progetto, ma soprattutto pensare anche al dopo, cioè a come poter mantenere ciò che verrà realizzato. Tutto questo bisognerà farlo con la manodopera locale, tutto questo bisognerà farlo attivando meccanismi anche di formazione affinché si creino nuove professionalità e anche le persone del circondario possano essere interessate in questo progetto di sviluppo. Io credo che un progetto non vada mai calato dall'alto, ma deve essere, e questa è anche l'importanza delle associazioni, dello ZEN che stanno collaborando, diciamo, a tutta questa fase di progettazione, deve essere non solo spiegato, ma deve essere vissuto come qualcosa di positivo e positivo per tutti. Lo ZEN è una realtà iconica in negativo della città di Palermo. Questo percorso progettuale tende a realizzare invece un'azione di recupero che verte su tre aspetti. Un intervento di recupero delle infrastrutture, quindi intervento edilizio sulle insule dello ZEN 2, uno di riqualificazione energetica che costituisca retrofit energetico e quindi anche un ritorno economico per le famiglie dello ZEN 2, e terzo, e quello più importante, di inclusione sociale, perché prevede un percorso di formazione e poi di inserimento nel mondo del lavoro per i residenti del quartiere. In cosa consiste l'idea? L'idea consiste nel realizzare questi interventi di riqualificazione e poi affidare ai residenti la manutenzione degli impianti tecnologici realizzati e degli impianti sportivi, sociali riqualificati nel quartiere. È un'iniziativa che si sviluppa con la collaborazione di importanti stakeholder, oltre all'IACP di Palermo, il Comune ha condiviso questo percorso progettuale, ma soprattutto le associazioni del terzo settore che operano nello ZEN e due agenzie europee della Commissione europea che sviluppano due programmi della Commissione europea, SuperAI e SuperShine, che sono dedicati proprio il primo alla riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica, il secondo all'inclusione sociale per i residenti nel quartiere che è interessato a questi interventi di recupero. È un'occasione per la città, è un'occasione per uscire dalla logica dell'emergenzialità e provare a programmare interventi durevoli di riqualificazione del patrimonio immobiliare e di zone della città che in questo momento vivono ai margini. È un intervento che è possibile già pensare come finanziato perché è inserito all'interno della piattaforma programmatica del POFEST 21-27 per quelli che sono i programmi di inclusione sociale e di riqualificazione del territorio. Calcio Serie B, deludente finale di stagione per il Palermo di Corini che al Barbera subisce la rimonta del Brescia e rimane fuori dalla griglia dei play-off. Promozione 2-2 risultato finale e fischi a Renzo Barbera che aveva fatto registrare il record stagionale di spettatori. Un pubblico da record questa volta produce una debacle da record, contestazione e fischi in stereofonia alla fine del match. Il Palermo è fuori dai playoff in un Renzo Barbera traboccante d'entusiasmo e con ben due reti di vantaggio all'intervallo, i rosa dilapidano tutto ciò che si poteva. Il Brescia ritrova il pareggio con due gol all'inizio del secondo tempo, mentre al 94esimo la regina impegnata contro l'Ascoli riesce a trovare con Canotto il gol con cui i calabresi scavalcano in classifica il Palermo. I supporter del Renzo Barbera gridano al tradimento della squadra, ma quel che brucia è soprattutto l'atteggiamento degli uomini di Corini al rientro nel secondo tempo. Dopo le reti di uno strepitoso Brunori e di Tutino, le rondinelle riacciuffano il pari con i gol di Rodriguez e Aie, due reti in appena due minuti. Un flop che ha del clamoroso per il Palermo, che nella partita più importante davanti al pubblico da 32.000 presenze ha avuto un tracollo difficilmente spiegabile. La stagione dei rosa si chiude tra i fischi, per i vertici del City Group iniziano adesso le prime riflessioni. Sì, una delusione grande, eravamo orgogliosi di aver portato 32.000 tifosi a seguirci con una grande volontà di andare a giocarci un sogno, l'abbiamo cullato per un tempo,
purtroppo nel secondo tempo non siamo stati bravi e capaci di portare la partita dove l'avevamo indirizzata, dunque c'è grande delusione, la capiamo da parte dei tifosi, anche la nostra. Fa parte di una stagione veramente, di un campionato oggettivamente complicato, anche i risultati oggi, incredibilmente anche con un pareggio al 94esimo eravamo dentro i playoff. Però come dicevo poc'anzi ai vostri colleghi, il grande rammarico di oggi è di non aver portato dentro il percorso di crescita che abbiamo sviluppato durante tutto il campionato. La squadra era contratta nonostante siamo andati in vantaggio subito. Abbiamo fatto un primo tempo sufficiente che addirittura ci aveva portato al doppio vantaggio, addirittura col 3-0 annullato per fuorigioco. E questo stimolato nell'intervallo. E abbiamo avuto la fortuna di un gol annullato che poteva da un certo punto di vista darci anche una sveglia rispetto a quella che era la difficoltà che dovevamo affrontare. Il Brescia ha fatto due gol, poi lì la partita è diventata molto emotiva, molto aperta, poteva succedere di tutto. C'è grande rammarico perché oggi purtroppo non abbiamo portato dentro la crescita che c'è sempre stata, anche quando abbiamo perso qualche partita, quando l'abbiamo pareggiato. E dunque oggi il rammarico grande è questo. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro ancora una buona domenica, arrivederci.